Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti, voi che ci seguite. Siamo live qui con la prima sessione appunto in diretta dalla partenza. 38esima edizione della Marcia Gran Paradiso, Prati di Sant'Orso, scenario perfetto per la marcia numero 38, nonostante le difficoltà. Come potete immaginare, imposte dal Covid-19, la marcia si fa. Grande il Comune di Cogne e tutte le istituzioni che hanno scelto, insieme al comitato organizzatore, di mettere in piedi questa marcia Gran Paradiso, nonostante appunto, come dicevo, le difficoltà e le limitazioni. Ovviamente grande successo, perché nonostante tutto, udite udite, abbiamo quasi 500 partenti, ovviamente tutti in sicurezza. La marcia è sicura perché i protocolli anti-Covid sono stati messi in funzione e sembra siano funzionati davvero molto bene finora. Una procedura magari un poco più lunga, però sicuramente la sicurezza è stata messa in campo in ogni dove, sia lato iscrizioni, ritiro pettorali, sia alla partenza con griglie e distanziamento. Il meteo, come potete vedere, è abbastanza accettabile. Stanotte qualche fiocco di neve, abbastanza asciutto. Ieri sera quasi stava piovendo invece. Migliorato adesso, nubi in cielo, però non troppo basse, temperatura non troppo fredda, sugli 0 gradi. Un poco più difficile la scelta delle scioline. Stamattina tanti partecipanti li abbiamo visti provare e riprovare la soluzione migliore per preparare al meglio i propri attrezzi, i propri sci, che dovranno affrontare questa marcia Gran Paradiso in alternato. Intanto mi presento, sono Nicolò Caneparo e oggi vi racconterò qui dalla partenza e poi lungo il percorso la marcia Gran Paradiso con delle sessioni in diretta. Quindi seguiteci sempre sulla pagina della marcia. Ovviamente vi invito a cliccare sul pollice in su per mettere il mi piace alla pagina. Ovviamente vi ricordo, il gruppo di partenti è davvero folto. Ci sono chiaramente la categoria adulti, che può fare la 40 km, ovvero la marathon, il percorso marathon, e la 25 km, che è il percorso light. Ci sono poi però anche i ragazzi. Ovviamente ieri non si è disputata la mini marcia Gran Paradiso, classico appuntamento dedicato ai ragazzi, però abbiamo dato, si è data la possibilità ai più giovani, fino ai cuccioli, quindi under 12, di poter partecipare in percorsi più ridotti, più brevi, per appunto assaporare il gusto della marcia Gran Paradiso anche quest'anno. Manca davvero poco alla partenza, tutti sono ormai schierati. Cesarino Seris, che è lo speaker ufficiale della manifestazione odierna, sta per dare il via. Grandi campioni in linea di partenza, ci sono Emilie Genté, Elisa Brocar e tanti esponenti del centro sportivo Esercito, ma ci sono anche i due thailandesi Mark e Karen Changlung, anche loro gareggiano in Coppa del Mondo. Ci sono comunque un discreto numero di partecipanti che provengono dall'estero, specialmente dalla Francia, dalla Svizzera e anche dalla Russia. Ci fa piacere questo, perché come al solito la marcia si dimostra davvero internazionale. Ovviamente sappiamo che queste limitazioni dovute al Covid hanno frenato magari i paesi nordici, coloro che provengono dai paesi nordici, a raggiungere la località di Cogne, qui ai 1534 metri dei Prati di Sant'Orso. Ebbene, intanto sembra davvero tutto pronto, la griglia è ormai definita, manca davvero poco, pronti per questa 38esima edizione della Marcia Gran Paradiso 2021. Secondi al via. Lo speaker ricorda il conto alla rovescia per tutti i partecipanti. 10 seconds, 10 secondi, 5 secondi, 3, 2, 1, partita la 38esima edizione della Marcia Gran Paradiso 2021 qui a Cogne. Guardate che bella questa macchia variopinta di
fondisti che sono partiti, i famosi bisonti, che calcano ancora una volta i prati di Sant'Orso. Con la partenza si è tornati alla tradizione, partendo appunto dal fondo dei prati di Sant'Orso, si girerà attorno al ponte in legno e si salirà per affrontare questi chilometri sicuramente molto duri anche oggi in mezzo al fantastico parco del Gran Paradiso. Chi farà la 25, chi farà la 40, guardate che colori, guardate che spettacolo, questi bisonti che affrontano il percorso candido. Ovviamente ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono spesi per preparare la pista, sia la battitura che i binari, un lavoro certosino, come potete immaginare, specialmente in questi casi in cui il meteo la sera prima non aiuta. Vi ricordo che tra i partecipanti ci sono anche Marco Albarello, Luca Casali, Claudio Chiapucci e Roberto Gall, che stanno registrando dalla pancia del gruppo un video, una clip che verrà poi trasmessa in una puntata di Icarus Ultra su Sky Sport 2. Ci tengo a tornare con l'inquadratura sui prati di Sant'Orso. Non sono vuoti come vi potevate aspettare, perché i più giovani, i cuccioli, sono pronti a partire. Partenza distaccata ovviamente per loro, perché i percorsi sono diversi, sono più corti, però è molto bello che l'organizzazione, il comitato organizzatore, abbia scelto di dare la possibilità anche ai più giovani di provare le emozioni, tra l'altro di domenica, lo stesso giorno della marcia Gran Paradiso dei grandi, così da calcare questi binari, chi per la prima volta, chi magari per la seconda o la terza volta nella loro giovane carriera, e godere di questi fantastici panorami, direi incantati, che il Parco del Gran Paradiso sa offrire. È doveroso intanto, nell'attesa della partenza dei più piccoli, ringraziare tutti gli sponsor che hanno voluto supportare questo evento in questa edizione particolare, un po' più complicata. Coloro che hanno scelto di supportarla come sponsor, ma anche tutti coloro che hanno scelto di supportarla per fornire un simbolo all'interno del pacco gara che è stato consegnato a tutti gli atleti che hanno scelto di partecipare a questa edizione della marcia. Cesarino Seris ancora una volta è pronto per il conto alla rovescia della partenza, tutto pronto anche per i più giovani. Anche loro, grande lavoro di preparazione, nonostante siano così in giovane età, hanno voluto preparare, provare, testare i loro attrezzi, chi più chi meno. Ovviamente è un po' un peccato chiaramente non avere il pubblico lungo a bordo della pista, a sostenere i più piccoli soprattutto, ma come potete immaginare è chiaramente impossibile mantenere la sicurezza se il pubblico fosse stato libero di accedere alla pista. Vi ricordo che il pettorale di tutti i partecipanti riporta il logo FIS ed Eurolopet, perché la marcia è una gara a tutti gli effetti internazionale, e grazie anche a questo è stato possibile organizzarla nonostante le limitazioni. Quindi si può fregiare, direi, di questi due importanti loghi, uno a livello europeo, l'Eurolopet, che garantisce una visibilità non indifferente a questo evento, ormai dal 2016 è in questo circuito, e uno mondiale, quello della Federazione Internazionale dello Sci, quindi degli sport invernali, FIS, che come al solito garantisce l'ufficialità e l'internazionalità di questa gara. Almeno a livello di temperatura è una marcia piacevole per il fisico, magari un po' più difficile per la gestione degli sci, però specialmente per i più giovani è un'occasione per imparare a gestire il mezzo tecnico e anche il gesto tecnico atletico su una neve così particolare. 10, 9, 8,
2, 1, partiti! Partiti quindi anche i cuccioli. Avete sentito anche il colpo di pistola che dà il via anche a questa gara. Guardate quanti. Partiti anche loro, percorso più breve per loro, solo 4 chilometri, però sicuramente grande divertimento, una grande esperienza che sicuramente non dimenticheranno. Bene, dalla partenza è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima sessione in diretta, più avanti lungo il percorso, e vi ricordo che tra circa un'ora e 40 o poco più avremo l'arrivo qui di nuovo sui piatti di Sant'Orso qui a Cogne, sempre in diretta. Ed eccoci nuovamente in diretta, siamo con le immagini che vengono dalla zona Cretaz, abbiamo la testa della corsa che è già arrivata in questo punto, chiaramente grande ritmo fatto dai primi, abbiamo questo gruppo di francesi, gli altri partecipanti che seguono, vettore numero 1, numero 53, 20, ecco Miki Abraham con il 2.50, fondista di casa. Si parlava di scioline, ne approfitto per ringraziare lo sponsor, il main sponsor di questa edizione che è Rodeworks, la famiglia Rodighiero. Scioline oggi molto tema molto importante perché la neve è abbastanza calda, siamo sopra lo zero, specialmente in questa zona del percorso della marcia, quindi la scelta e la selezione della sciolina per i materiali è davvero fondamentale, specialmente come potete immaginare in alternato. Molti nella pancia del gruppo hanno preferito le pelli, tra l'altro vi ricordo ancora una volta che si sta registrando un programma che andrà in onda su Sky Sport 2 Icarus Ultra, in cui uno dei temi sarà proprio quello delle scioline o delle pelli, come affrontare la marcia a Gran Paradiso. Chiaramente la marcia si può affrontare con entrambe le scelte, entrambe le opzioni, però sarà interessante seguire lunedì prossimo questa puntata di Icarus Ultra interamente sulla marcia Gran Paradiso. Protagonisti saranno Marco Albarello, il diavolo Claudio Chiappucci, che appeso alla bici al chiodo si sa dilettare alla grande anche sugli sci stretti, e Roberto Gall, che sicuramente darà un'opinione tecnica in merito. Intanto continuano i passaggi qui in zona Cretaz, il gruppo è scremato, sì, ma non così tanto, chiaramente sono passati solo una manciata di minuti dalla partenza, in realtà la strada è ancora lunga, si va verso l'intermedio, verso Valnontè e Lillaz. Ecco qua Elise Brocard, anche lei del Centro Sportivo Esercito, che sta cercando di stare in scia per preservare qualche energia in questa sezione del percorso. Ed ecco anche con il pettorale numero 3, Émilie Janté, anche lei fondista di casa. Giovanissima, tra qualche giorno compierà 21 anni. Un solo bastone per il numero 37, mamma che fatica.
inquadrato anche il mio driver, il mio chauffeur, potrei dire, Lorenzo, con la giacca da maestro di sci, che ringrazio ovviamente per portarmi in giro. Ecco anche il passaggio di Karen Chanlung, thailandese ma ormai italiana d'adozione, anche lei una fondista che vediamo spesso su questi percorsi, su queste nevi. Eccola qua, Karen Chanlung. E ancora altri passaggi qui a Creta, altro passaggio femminile e ancora. Tanti francesi, tante diciamo, atleti che vengono dall'estero nonostante le limitazioni, questo non può che fare molto piacere, la marcia è molto amata dopo la marcia lunga che si è da poco disputata. Tanti hanno scelto di rimanere in Italia per venire proprio a partecipare a questa marcia Gran Paradiso numero 38, grazie anche al fatto che ci sono meno gare in calendario. Questa è un'ottima soluzione per tanti che vogliono mettersi alla prova ad alto livello. Altra esponente del Centro Sportivo Esercito al passaggio qui a Creta. Altri passaggi, vedete che qui il gruppo non è ancora totalmente distanziato come potrebbe essere più avanti nel percorso. Bene ragazzi, anche dal punto di Cretaz è davvero tutto, vi diamo appuntamento a un altro punto sul percorso a breve con la diretta della Marcia Gran Paradiso. Siamo nuovamente in diretta, questa volta ci troviamo a Val Nonthei. Passaggio importante, abbiamo la testa della corsa, numero 34. E subito con nemmeno 30 secondi di ritardo abbiamo il numero 24 e il numero 55 che seguono. Condizioni di neve davvero difficili, come dicevo. I primi hanno scelto una soluzione con sci senza alcuna sciolina, tutto di braccia. E il numero 50 in quarta posizione. Chiaramente qua il gruppo di testa si è, come vedete, allungato. Ecco il numero 7. Vediamo in lontananza il numero 1 e anche il fondista di casa, Miki Abram. Ale, 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 ale. Dai Miki, dai, 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 ale, ale. Pettorale numero 56. Via, 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 via. E numero 20. Tanti di questi atleti hanno partecipato da pochissimo anche alla marcia lunga. Numero 67 e numero 5 seguono il numero 54. Ad andare su, poi andare giù. È un falso piano di salita. C'è chi sta facendo. Attendiamo anche il passaggio della prima donna. Il
leggero nevischio qui Val Nontei, ma certo non crea problemi. Ovviamente la speranza è quella che le condizioni meteo si mantengano almeno tali. Domenica importante questa, non solo la marcia Gran Paradiso, questa sera ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei mondiali di Cortina, quindi giornata di sport sulla neve molto importante. Ci fa piacere essere la manifestazione che apre la giornata di sport. Paesaggio stupendo, totalmente imbiancato. Pini hanno l'aspetto davvero regale dei migliori inverni. L'atmosfera della marcia è anche questa. È bello pensare che, tolti i primi atleti che ovviamente fanno la gara con uno spirito assolutamente agonistico, tanti altri potranno godersi magari a pieno questa fantastica atmosfera. Ed ecco il passaggio del pettorale numero 4, seguito dal 17, dal 215. Il tifo si accende qui a Val Nontei. Arrivano altri fondisti. Chiaramente scendendo il gruppo il ritmo cambia, ma la fatica rimane invariata per tutti. Dai Gianluc! Dai Gianluc! Bravo! Dai Gianluc! Ed ecco Elisa Broccar al passaggio qui a Creta. Ovviamente mi correggo, il passaggio è a Val Nontei. Elisa ha distanziato un poco Emily. Chanté. La quale mi sembra stia arrivando in lontananza. Ed ecco il passaggio di Emily Chanté. E con il passaggio di Emily Chanté chiudiamo anche questa diretta, magari atteniamo ancora il passaggio di questi ultimi atleti e ci spostiamo in un nuovo punto. Marti, devi bere? Ecco qua. E con il pettorale 253 chiudiamo anche questa diretta, ci spostiamo in un'altra location, sempre per la live della 38esima edizione della Marcia Gran Paradiso 2021. Siamo nuovamente in diretta con la testa della corsa, Alexis Généré, numero 34, qui al bivio della Corte della Lunga. Parte difficilissima, una grande salita, chiaramente con gli sci senza sciolina, queste porzioni di percorso sono davvero durissime. Ha inflitto un grande vantaggio, un grande distacco agli inseguitori, ma eccoli in fondo a questa salita che stanno comunque arrivando. Credo che il distacco si aggiri attorno o poco sopra il minuto, un distacco che comunque può essere eventualmente recuperato. Bisogna vedere le condizioni fisiche di questi atleti. Numero 55 in seconda posizione sta salendo Spine di Pesce,
numero 24, tenta il sorpasso. Ale, bravi! In queste dirette siamo lieti di portarvi sul campo della Marz, davvero vicinissimi agli atleti, ed ecco il pettorale numero 1. Ha recuperato alla grande Miki Avram, che era con lui, ha optato per il percorso corto. Ecco l'1 e il 50 che stanno inseguendo, hanno chiuso un pochettino rispetto al passaggio a Valnontei. Anche il numero 7 ha chiuso leggermente il divario. Tecniche diverse, come potete vedere, in base alla preparazione degli sci su questa neve complicata. Qualche fiocco in più sta cadendo, la temperatura è comunque sempre abbastanza elevata considerando che siamo agli inizi di febbraio qui nel parco del Gran Paradiso. Un po' di gente, un po' di pubblico a seguire sulla pista i vari atleti che stanno passando in questo punto così tecnico. Ecco un altro piccolo gruppetto che sta arrivando, sta affrontando questa parte così complicata del percorso. Come potete vedere anche qui, alberi completamente imbiancati, ma intanto focalizziamo l'attenzione su questi partecipanti. Ovviamente questo tratto di pista davvero durissimo impone tecniche particolarmente diciamo adatte ad affrontare un pendio così dritto, così difficile. Anche in questa sezione, come potete vedere, grande tifo e grande calore con queste campane che animano l'atmosfera. Guardate le espressioni di fatica sui volti dei... altri concorrenti dalla Francia. Percorro il tracciato in discesa, dobbiamo cambiare un po' la posizione, c'è chi l'affronta in risparmio energetico, per così dire, chi riesce ad affrontarla con più o meno energia. Questa è la marcia, queste sono le altimetrie della marcia, un percorso davvero duro, selettivo sicuramente, sia per chi affronta la marcia in maniera totalmente agonistica alla ricerca della performance pura, sia per chi invece si gode la marcia. Il numero 69 dal Trentino, ringraziamo i ragazzi del team Trentino che ci hanno regalato tante storie sui nostri social dei loro allenamenti qui a Cogne nei giorni passati. Scendo ancora un poco per potermi invertire e farvi vedere la difficoltà di questa salita. Vediamo Mark Changlung che affronta il percorso con il pettorale numero 13. Qualche fiocco in più sta cadendo, credo perché per tutti coloro che stanno affrontando la marcia in maniera ludico-turistica sia qualcosa di davvero speciale, che aggiunga quel qualcosa in più all'atmosfera, all'esperienza che la marcia Gran Paradiso sa regalare. Scendendo nella pista vedete come gli atleti in questa zona arrivano abbastanza lanciati grazie a questa curva in discesa di cui vi parlavo, ed ecco la prima donna, Elisa Brocard, anche lei è arrivata ad affrontare questo punto molto particolare e difficile. Eccola in azione Elisa con il pettorale numero 2. Tanto ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta, coloro che
ci stanno guardando, ci hanno guardato sin dall'inizio dell'evento, della partenza. Vi ringraziamo e ovviamente vi invitiamo a seguire la pagina della marcia per le ulteriori dirette. Ed ecco, con il pettorale numero 3, Milice Anté, Beniamina di casa, che sta affrontando col suo ciuffo rosso questa parte così tecnica. Anche lei deve passare alla salita a spina di pesce. Lorenzo, raccontaci un po' che neve c'è, quali sono le condizioni tecniche oggi. Ma allora, le condizioni sono abbastanza particolari perché ieri c'è stata molta nebbia che ha umidificato la neve fino in profondità, e poi c'è anche un po' di sabbia assieme alla neve, infatti ha questo colore arancione un po' particolare. E quindi per quanto riguarda la sciolinatura è stato arduo, infatti tanti atleti hanno optato per utilizzare gli sci da pattinaggio, quelli da skating, per essere più veloci e faticare un pochino di più nelle salite ripide. Vediamo se premierà i primi ad arrivare. Il primo concorrente, diciamo il francese, come l'hai visto? Secondo te riuscirà ad arrivare fino al traguardo in testa? Ma diciamo che glielo auguro, però tipo di più per gli atleti di casa. E soprattutto, vabbè, c'è Daniele Serra che è in ottima posizione e mi sembra che abbia utilizzato comunque degli sci o col pelo o con la sciolina, quindi spero per lui che possa recuperare. Mi spiegavi... Ale, ale, vai Pippo! Abbiamo il passaggio di Pippo Lamastra in diretta. Ovviamente ti chiedo, spiegami, raccontami un po', mi stavi accennando prima di alcuni atleti, specialmente quelli di testa, che hanno scelto una configurazione tecnica degli sci un po' particolare, giusto? Sì, diciamo che per una gara come la Marcia Gran Paradiso non ci si aspetta il fatto di utilizzare sci senza un sistema di tenuta, perché con queste salite, questo dislivello, uno dovrebbe adottare per la tecnica classica, diciamo. Però è la prima volta che mi capita di vedere in questa gara delle soluzioni del genere, e vedremo se premieranno oppure no. Grazie Lorenzo, e a questo punto diamo appuntamento all'arrivo con la diretta conclusiva che vedrà il vincitore della Marcia Gran Paradiso numero 38. E torniamo in diretta direttamente dall'arrivo, siamo sulla linea del traguardo. Ovviamente qui l'audio è un po' perturbato dalle casse, dalle diffusori acustici dello speaker. Per questa occasione Cesarino Seris. Qui invece abbiamo Miki Abram, fondista locale qui di Cogne, che viene intervistato dalla troupe della RAI. Vediamo anche il sindaco di Cogne, Franco Allera. Ne approfitto a questo punto per chiedere al sindaco un primo bilancio di questa edizione un po' particolare della 38esima edizione della Marcia Gran Paradiso. Sindaco, allora, come l'ha vista? Beh, diciamo che siamo contenti perché nonostante tutto è una sfida vinta, una sfida che avevamo lanciato circa un mese fa, dove eravamo ancora in piena pandemia e sembrava quasi un azzardo dire che avremmo potuto provare a fare la Marcia Gran Paradiso. Lo abbiamo fatto, ci siamo riusciti, i numeri ci hanno dato ragione, 475 sono un numero di tutto rispetto e per il momento comunque la gara si sta svolgendo nel migliore dei modi. Peccato solo che non ci sia il sole, ma non possiamo voler tutto. E intanto, mentre attendiamo l'arrivo della gara lunga, siamo in compagnia dell'assessore regionale al turismo Ghisciarda. Assessore, una scommessa, lo dico ancora una volta, che Cogne ha vinto in pieno. Ma sì, direi una prova di resilienza nel vero senso della parola. Una scommessa. La mamma Lucrezia Savè è stata vincitrice della Marcia Gran Paradiso nel 1991 e campionessa italiana aspirante nel 1987, a Monte Rivalta nel Lazio, lo stesso giorno in cui Overton, proprio in posto del Serie Mondiale quest'anno in Germania, Aurelio De Zoll diventava campione del mondo della 50 km. Lucrezia si laureava nella bufera. La Marcia Gran Paradiso a questo punto rappresenta un vettore importante per la visibilità della Valle d'Aosta.
d'Aosta a livello sportivo e non solo a livello nazionale e internazionale. Sicuramente per il livello atletico sarà comunque un lancio importante per la Valle d'Aosta e per Cogne. Ma diciamo che l'aspetto decisamente più alto che in qualche modo trascinerà questa stagione sarà proprio quello della sfida, cioè la sfida forte nei confronti di una situazione che purtroppo ad oggi ci sta davvero massacrando sotto tutti i punti di vista. Questo è un esperimento che credo darà molta spinta a tutti coloro che vorranno d'ora in avanti lanciarsi in questa idea che non bisogna frenare tutto ma bisogna guardare avanti. Certo, un modello che, come ho voluto sottolineare anche nei vari comunicati stampa, è un modello di sicurezza, perché la marcia a tutti gli effetti è sicura grazie a questo protocollo Covid messo in campo, diciamo anche, è giusto e corretto dirlo, preso in parte in prestito dalla marcia longa, è un protocollo ormai assodato, sicuramente comunque un modello che può essere riproposto in altri eventi. Certo, la cautela sanitaria va al primo posto, quindi noi oggi dobbiamo preoccuparci. Ed ecco, intanto stanno transitando nella parte alta del prato. DRT e le nostre parametri francesi assolutamente minimi. Quindi benissimo che queste manifestazioni si possano fare ma in piena sicurezza. Il messaggio è anche quello. Grazie assessore, la lasciamo godere l'arrivo della lunga. Torniamo in linea del traguardo in attesa dell'arrivo del primo concorrente del percorso lungo. Vediamo se sarà ancora il francese, sembra proprio di sì. Marcia lunga, percorso lungo che a tutti gli effetti ha messo in difficoltà davvero tutti, perché la neve è una neve tendenzialmente complicata, come abbiamo raccontato durante tutte queste dirette, per la temperatura, per il fatto che comunque qualche fiocco di neve sta scendendo, e perché in alcune zone del tracciato ieri sera addirittura ha piovuto. Tra l'altro una sezione del percorso finale dove ci sono le salite, zona direzione Sylvain Noir, molto complicata, perché i primi hanno scelto di partire senza sciolina e quindi un tratto molto complicato. Vedete i bimbi degli sci club che si stanno posizionando con la corona d'alloro, perché sta arrivando il primo concorrente del percorso lungo, Alexis Genero, col numero 34, vince la 38esima marcia Gran Paradiso. Grande prova del francese, che ha staccato la concorrenza quasi da subito, ha condotto la gara quasi sempre in testa ed è giunto al traguardo in prima posizione. Quindi grandi complimenti a lui, che ha saputo mantenere testa agli attacchi che ha subito all'inizio e poi ha imposto un ritmo che gli ha concesso di generare un vantaggio rassicurante per affrontare il finale con un discreto vantaggio, appunto. Il arrivo del Pontarlier dalle Dums, i confini dunque con la Svizzera. Distacco che sembra essersi ampliato sul secondo e sul terzo, un distacco che è andato mano a mano a crescere lungo il percorso, quindi un dominio effettivamente assoluto da parte del francese, classe 1991. Attenzione alla lotta tra francesi e Serra. Stanno arrivando il secondo e il terzo classificato, vediamo se Serra riuscirà a mantenere la seconda posizione. Direi proprio di sì. Numero uno, il pettorale, riesce a guadagnare la seconda posizione sul podio. Eccolo l'italiano, un altro francese per il terzo gradino del podio. Andiamo a raggiungerli. Terzo Chamelain, il vincitore della 30 km skating della doppia cortina. Ecco il secondo classificato.
che comunque è riuscito a contenere il distacco e a vincere la volata finale sul francese, che va a conquistare il terzo gradino del podio. Grande fatica per tutti. Ci segnalavano un altro francese protagonista. Ne approfittiamo per provare a chiedere al secondo classificato a Serra come è stato questo percorso, com'era la neve e le condizioni tecniche. Il percorso bello, bellissimo. Mi sono allenato qua tutto il mese di gennaio, Il percorso bellissimo, però duro. La nevicata di stanotte ha reso la gara più interessante. E quando ho fatto il transito qua nei prati, prima di prendere sull'ultima salita di Lilla, c'era ancora settimo e poi ho iniziato a rimontare su in cima il secondo e poi mi ha raggiunto di nuovo il terzo, è stato scendere insieme. Per dare anche un po' l'idea a tutti i nostri spettatori, cerca di spiegare in poche parole che tipo di percorso, di tracciato è in termini di altimetrie, quanto è difficile, quanto è complicato. È difficile, non so, sinceramente non so con che coraggio sono partito a spinte, io non l'avrei mai fatto, anche poi in realtà ho spinto parecchio durante la gara. È dura da Epinello andare fino su a Valmontei, poi è durissima riprendere a Lilla, perché secondo Serra 1.33, quindi arrivi alla salita, sei freddo, non riesci più a arriva. Bene, ci va un attimo per carburare di nuovo la salita. Benissimo, allora ringraziamo per queste parole a caldo, lo lasciamo andare a riposare e a riprendersi. Davvero una bella esperienza poter chiedere qualche informazione in più e qualche sensazione in più agli atleti appena giunti sul traguardo. Chiaramente la fatica è tanta per tutti, anche per coloro che affrontano la gara in maniera più tecnica e più performante dal punto di vista dell'allenamento, in particolare questi sono chiaramente atleti di altissimo livello. Nonostante tutto, questo percorso, come sempre, come ogni anno, rappresenta davvero un unicum in termini di difficoltà. Ecco qua la volata finale per alcuni degli atleti che raggiungono il traguardo, in mezzo a loro qualcuno che conclude anche la gara col percorso corto. Ecco che stanno arrivando altri atleti. Grande espressione di fatica. Salutiamo anche i bimbi che consegnano la corona d'alloro qui sul traguardo. Ragazzi, vi divertite voi? Benissimo, anche esperienza di marcia Gran Paradiso anche per loro. In una forma diversa, però è sempre marcia per tutti. Bravo! Yes! 4-5-1. Grande festa per tutta la squadra francese che ha partecipato alla marcia Gran Paradiso. Grandi sorrisi. Grazie di Italia. Venire in cara, mille sang. 77 Jean Gagnolet pour la France ici, c'était la troisième édition. Et donc attention, le fiato le tombe, tre anni dopo, a 36 anni ancora, e la regina Elisa Procaro. Ecco che siamo pronti per l'arrivo della prima data del percorso lungo. Come abbiamo già visto, lungo il percorso sarà Elisa Brocard a tagliare il traguardo per prima, sarà seguita dall'altra sciatrice del Centro Sportivo Esercito, la sciatrice di Cogne, Émilie Janté. Siamo in attesa appunto di vederla tagliare il traguardo. 36 anni, grande Elisa, protagonista già quest'anno in Coppa del Mondo. Eccola sul traguardo, Elisa, che viene accolta dai ragazzi dello Sci Club. Andiamo subito a incontrare Elisa. Elisa, ancora in gira, tre anni dopo la vittoria del 2018. Cerchiamo di raggiungerla piano piano.
E oggi era veramente difficile, era una condizione molto particolare, quindi grazie davvero. Grazie Lisa, vorrei tagliare una violetta a te. Quarta vittoria alla Marcia Gran Paradiso per Elisa Borghese. Elisa. Era nel 2018, lo ricordiamo, poi 2019 non si è disputata. Ora attendiamo le mie dirigenti, l'atleta di casa. Bene, bene. È stato un onore. Grazie. Qualcuno ha cercato un bastone per il 69, poi grado. Vecchioni ha aiutato, quello che può tutto. Mi ha aiutato tantissimo, sì. Dai, vanno te. Va bene, piacere. Grazie. Ci ha consegnato la localizzazione dal numero 69, francese, che ha ricevuto un bastoncino sul percorso. Ed ecco arriva Emily, bravissima, la vice campionessa d'Italia Emily Janté, ha cercato di reggere. Ed ecco è arrivata al traguardo anche Emily Janté, subito accolta dall'organizzazione dei ragazzi di Cogne talenti. Per la mascherina. Secondo posto sul podio di Emily. Direi che possiamo subito chiederti qualche impressione della gara, com'è andata? Sarebbe stata con noi con Alessandro Longo, giovane bravissimo che tratta al traguardo, chiude anche il percorso. Credo che fosse abbastanza complicato per il tipo di neve, come l'hai trovato? È stata dura, ho rischiato. Dunque tre vittorie per il centro sportivo Esercito. Grazie Emily, ti ringrazio per queste parole in diretta a caldo, secondo posto del percorso lungo. Con lo ricordiamo. Vedo qui al traguardo un grande Walter Ghisarda, che la Marcia della Gran Paradiso la conosce giusto un po' bene, ne ha fatte non mi ricordo più quante, ma tante. 36 Walter, che come ti sembra guardare la marcia da bordo pista e come ti sembra questa edizione? È molto diversa da dove l'hanno fatta, mi viene un po' di pallone a parlarne, però è giusto essere presente perché è sempre una cosa marcia da fare. La marcia anche quest'anno è riuscita a essere organizzata, credo che comunque anche guardare da bordo pista sia molto piacevole sapere che comunque sia riuscita a essere organizzata e quindi messa in piedi. Sì, è stato con molta difficoltà, però è sempre bello poter organizzare, poter sapere che la marcia continua. Sento dalla voce dello speaker che è arrivato anche Pippo La Mastra, e allora non lo lasciamo neanche respirare. Ciao Pippo, ciao. Parole a caldo di questa marcia Gran Paradiso. È dura, è un po' difficile, però sembra divertente. Purtroppo le condizioni sono tutte comunale radunata qui. Bello. Tu hai partecipato, ho visto, al Winter Triathlon sempre qui a Cogne, quindi ovviamente conoscevi molto bene i segreti di questo tracciato, però la neve sicuramente era una neve molto particolare quest'oggi. Difficilissima, perché o te ne eri troppo, sennò era troppo lenta, quindi era abbastanza complicato. Però dai, fa parte del gioco, sono divertente così. Direi anche a te questa battuta, una scommessa assolutamente vinta per Cogne e per tutta l'amministrazione. Sì, assolutamente sì, è stato bello. Tanta partecipazione anche a livello di volontari, di pubblico, lungo il tracciato ovviamente, quindi è un bel modo da ripartire. Grazie Pippo, ti lasciamo riposare, riprendere le energie consumate in questa gara. Come potete vedere dalle immagini, questo è il punto in cui c'è la doppia visione, chi arriva dalla strada, pista strada che c'è in paese, scende in discesa e deve percorrere il ponte, chi invece sta salendo, come in queste immagini, numero 48,
sta percorrendo davvero gli ultimi metri prima di raggiungere il traguardo. Ultime fatiche e poi c'è l'orgoglio di aver raggiunto questo importante traguardo, importante lo ricordo per tutti perché indipendentemente dal risultato concludere una marcia a Gran Paradiso è davvero qualcosa di importante vista la sua difficoltà, la sua tecnicità e anche la sua storia, insomma è qualcosa che rimane nel curriculum sportivo di chi la affronta in maniera agonistica e nei ricordi di chi invece la affronta per godersi panorama e il parco del Gran Paradiso. Intanto vedo qui accanto a me, quindi ne approfitto, Miki Abram, fondista ovviamente locale. Ciao Miki, ne approfittiamo per fare due parole con te. Allora, hai concluso questo percorso corto della marcia, com'è stato? Dacci un po' le tue opinioni. I tuoi pensieri. È stata dura, sono partiti a tutti i francesi. Spingevano veramente forte, i due Pinel ci hanno staccati. E poi andare su Avannontei con la Sciorina un po' siamo tornati sotto. A Avannontei siamo riusciti a spingere abbastanza forte io e il mio compagno Serra. E alla fine lui se l'è giocata col terzo, è arrivato lui secondo e se l'è giocata col terzo e siamo contenti, dai. Una scelta tecnica da parte di alcuni francesi molto particolare, niente scioline, nessuna attrezzatura particolare, addirittura sci da patinato. Sì, non è la gara da partire a spinta questa, infatti hanno detto che, mi hanno detto che li hanno visti patinare più di una volta, adesso vedremo magari. Sì. Non voglio tirargliela, ma magari li squalificano. Credo effettivamente che forse non conoscevano benissimo il percorso, perché tutti coloro che hanno già fatto una marcia a Gran Paradiso sanno che è un percorso molto molto tosto, specialmente nelle sue pendenze. Se la conosci non ti passa neanche per la testa di partire con la spinta. Direi che l'esercito comunque si è comportato davvero molto bene sia al maschile che al femminile. Sì, sì, adesso non so, io ho vinto la corta e anche un'altra ragazza ha vinto la corta, forse hanno fatto prima e seconda. Sì, anche Elisa Brocare e Vigente si sono comportate molto bene sul lungo, vincendo e arrivando seconda, quindi direi che l'esercito ha figurato davvero molto bene qui a Cogne. Grazie Miki Abram, ti lasciamo recuperare le energie tranquillo qui a bordo pista e a presto. Ciao Mick. Grazie. Torniamo sul percorso in diretta, scendiamo fino al ponte. So, vediamo Claudio Chiappucci che si sta approfinquando al ponte insieme a Luca Casale e a Roberto Gall. Luca, raccontaci un po' com'è andata questa marcia, com'è stata? La marcia è sempre un'esperienza magnifica, oggi condizioni particolari, una neve che adesso per la pancia del gruppo e per la massa è diventata una neve particolarmente lenta, però è bello vivere anche la marcia in queste condizioni, l'organizzazione ha fatto un grandissimo lavoro, era bello esserci, era importante far parte di questa marcia in un anno così e il gran numero di iscritti vuol dire che la gente ha voglia di fare sport, ha voglia di raccogliere segnali e di dare delle presenze, di tornare al più presto ad una vita normale. Abbiamo detto in diretta più volte che state registrando un programma per Sky, su sarà appunto protagonista su Icarus Ultra, sappiamo già quando andrà in onda, Luca? Credo fra due lunedì, quindi andiamo intorno a metà di febbraio. Saremo il più rapidi possibili perché l'abbiamo raccontata in diretta e quindi è bello che anche da casa la vedano il più in fretta possibile. Perfetto, grazie Luca, ne approfitto anche per una domanda rapidissima a Roberto Gall, tecnico sopraffino delle scioline, oggi neve un po' particolare, ieri il meteo non ha certo aiutato, quindi ci piacerebbe sapere un tuo punto di vista su qual era la scelta migliore. Abbiamo visto che i francesi sono partiti addirittura con sci da pattinato, faticando non indifferentemente, nonostante tutto uno dei francesi è riuscito a vincere il percorso lungo, però chiacchierando con tutti i ragazzi dell'esercito, loro hanno detto evidentemente non conoscevano così tanto bene il percorso della marcia, perché effettivamente con le salite così ripide forse era una scelta un po' troppo azzardata. Beh, sicuramente penso che partire alla marcia con gli sci da pattinaggio non è ideale, sono arrivati dalla Francia, l'anno prossimo se lo ricorderanno, però diciamo che per la massa
la sciolina non era così difficile, era per quelli davanti, ma il fondo è questo, è sempre stato questo e sempre sarà questo. Ogni domenica vediamo che in Coppa del Mondo chi ha gli sci migliori vince. Roberto Galli, sugli sci invece, come ti sei vissuto questa marcia Gran Paradiso? Guarda, è la prima volta che parto nella pancia del gruppo, mi sono proprio divertito perché ne ho viste di tutti i colori. È bello, bello, fai parte della massa e vedi la gente che voglia che ha di gareggiare e di sfogarsi. Grazie Roberto, ti lasciamo fare gli ultimi metri e ne approfittiamo, abbiamo altri due grandi campioni, abbiamo Claudio Chiappucci, al quale chiedo semplicemente di raccontarci la sua esperienza sugli sci stretti qui a Cogne. Sappiamo che non è la prima volta che affronti la marcia Gran Paradiso, come è stata quest'anno? No, seconda volta. In effetti la prima, molti anni addietro, mi ero anche ben preparato, insomma ero molto più deciso e convinto di farla. Oggi abbiamo più fatto, diciamo, delle riprese, quindi è stata una cosa molto grande. Per riprendere gli sci stretti non è stato per niente facile, perché abbiamo capito anche di un po' di pelli, che mi piace anche il pelli. Ti abbiamo visto sui social effettivamente affrontare anche lo sci alpinismo. E beh, è un po' diversa la situazione, però dopo la partenza comunque mi sono sciolto un po' di più, perché ovviamente devi riprendere, rimetterti in moto, sci è diverso, la neve è comunque diversa, non trovato neve. Allora un minuto e partiamo, tutti i tipi, è veramente difficile oggi da affrontare. Ho trovato una situazione difficile, ho trovato un percorso che comunque sapevo già che era difficile. Però dai, è una bella esperienza sempre. Grazie al Diablo che ha voluto e ha scelto di calcare le nevi di Cogne. Terminiamo questa diretta con un grandissimo Marco Albarello, il quale anche lui ha calcato queste nevi per il programma di cui parlavamo prima di Sky. Marco, com'è stata? Come te la sei vissuta? Me la sono vissuta con un po' di dolore, perché sono infortunato una spalla da una vita, però è per portare Claudio sulle nostre nevi, assolutamente è stato fantastico. Poi adesso sta venendo fuori anche un po' di sole, meglio di così. Cosa vogliamo vedere? Grande sfida per Cogne, che direi ha vinto, e insieme a Cogne tutta la Valle d'Aosta. Assieme a Cogne tutta la Valle d'Aosta, un grande applauso agli organizzatori come sempre, ma sappiamo che quando si parla di Cogne si va sempre sul sicuro, ed era una sfida che sicuramente i Cognè vincevano, e soprattutto crediamo che ritornare di nuovo a fare una competizione di questo livello con tutti questi partecipanti, non ce l'aspettavamo, ma hanno dimostrato una volta di più che credono nel fondo, credono nello sport, e soprattutto in questo periodo non è poco. Tra l'altro in questa edizione ha dimostrato di essere un vettore anche di immagine non indifferente sia a livello nazionale che internazionale, perché chiaramente il calendario è decimato a causa appunto del Covid e delle sue limitazioni, quindi esserci è ancora più importante. Bravissima Nica, hai toccato veramente il tasto giusto. Okay, perché? Andiamo. Perché sono stati annullati tutti gli eventi immaginabili e possibili. Questo è l'unico evento che c'è in Valle d'Aosta al momento di grandissimo pubblico, grandissima affluenza. Un grande abbraccio veramente a tutti i partecipanti, ma soprattutto agli organizzatori che una volta di più hanno fatto centro. Grazie Marco, buon fine marcia, e con queste parole e con questo spettacolo di immagini del parco del Gran Paradiso con le punte dei pini imbiancate e gli ultimi concorrenti che stanno raggiungendo il traguardo, vi ringrazio per averci seguito durante tutta questa serie di dirette che hanno raccontato la marcia Gran Paradiso numero 38. Ovviamente ringraziamo ancora una volta tutti coloro che hanno voluto collaborare e hanno lavorato all'organizzazione di questa marcia, dai tecnici al comitato organizzatore ai volontari. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di affidare la fiducia e hanno scelto di partecipare a questo evento anche quest'anno, nonostante le difficoltà logistiche, e ovviamente un grande ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno voluto supportare la marcia, anche, come dicevo, non solo per la parte di gestione, di organizzazione, ma anche per quanto riguarda il pacco gara. Quindi davvero un saluto a tutti loro, un ringraziamento a tutti loro e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Da Cogne è davvero tutto. Nicolò Caneparo vi augura una buona domenica.